L'agricoltura è una grande produttrice di tabacco, il frumento e il tabacco, le due grandi produzioni. Oggi non c'è più, come ho detto anche l'altro giorno, l'Ungheria importa le mele dalla Cina, no? anche in Ungheria, quindi nella terra è scandaloso, voglio dire, questo non c'è, non si trova, ecco, prodotti ungheresi della terra, che è una terra fertilissima, una terra nera, quindi piena di humus. Però c'era dell'ottima carne, si mangiava bene. Ottima carne, si mangiava ottima carne. Anche le cose della cultura materiale, no? Perché noi parliamo sempre della cultura. C'è una grande, quindi un grande, dico, in Ungheria il primo metrò in Europa, quindi il primo in Europa, quindi quello di Budapest, che siamo all'inizio del secolo, all'inizio del Novecento, quindi è un grande sviluppo. La città appunto di Budapest, in particolare Pest, all'inizio del secolo, tra fine 800 e inizio del 900, aveva uno sviluppo enorme, aumenta enormemente il numero degli abitanti, da 270.000, Budapest passa da 270.000 a 900.000 abitanti. Oggi aveva raggiunto qualche anno fa, negli anni 80, 2 milioni, sono sceso nuovamente a 1 milione e 6. Uno dei più grandi distretti industriali. Uno di Roma, figlio di Ceppel, uno tra centro fulcro della rivoluzione. No, a caso, perché se no si capisce la rivoluzione del 56, da dove vai? Cinque, perché c'era il Consiglio di tradizione operaia democratica. E tuttora, appunto, il centro come centro industriale, tuttora è forte, del nostro centro industriale, il maggiore dell'Ungheria. Grande sviluppo quindi anche architettonico, tra Pest si rifà il volto, proprio tra fine 800 e fine inizio 900, sorgono tantissimi edifici, palazzi in tanti stili, vari stili, c'è un revival di tutti gli stili, delle stile europei, vengono eretti palazzi in stile neorinascimentale, neogotico, stile romantico, neoclassico, volevo dire neoclassico, uno stile eclettico che raggruppa appunto un po' tutti questi stili, ma con grandissimi architetti che abbiamo nominato, appunto, era difficile, come ho detto prima, tagliare anche qualche nome, qualche architetto, Miklos Schüble prima di tutti, poi tantissimi altri. È un altro stile che si afferma all'inizio del Novecento, il stile della secessione viennese, che è simile al nostro Liberty, sono parente del Liberty, del Jugendstil, e che è lo stile della secessione che prende piedi in Ungheria, a Budapest, con edifici, con elementi anche, uso anche di nuovi materiali, appunto con già il cemento armato. E con le maioliche, edifici quindi tutti decorati con le maioliche giornai, e quindi un grande sviluppo adesso sopravvive la banca della casa di risparmio di Budapest e anche fuori Budapest fra Kecskemét, con i tetti colorati, no? Bellissimi, è una cosa veramente stupenda, e quindi un grande sviluppo artistico, architettonico, culturale. L'Ungheria è ricca e conoscono tantissime riviste, tra cui nel 1908, l'anno scorso del centenario, viene fondata la rivista Nyugat Occidente, che anche nel campo quindi letterario, l'Ungheria vuole aprirsi all'Occidente, lo dice il nome della rivista, e questa rivista Nyugat formerà tantissimi poeti e romanzieri ungheresi, ricordo appunto Endre Oddicke, fondatore, se vogliamo, è Attila Jozsef, cui abbiamo dedicato una come associazione 3-4 anni fa a un convegno a Trieste. Scriviamo questo, se vuoi scrivere questi nomi. Abbiamo anche la possibilità della. Quindi. Miklos Schüble, quindi tra gli architetti. Nyugat, Occidente, Attila Oddicke, Attila
Giatti là per noi è uno spettro appunto di scrittore, il lunghe l'eroe nazionale. E quindi è appunto l'eroe nazionale, appunto per noi. Attila è un nome nobile, insomma. Un nome. Attila Iosef è appunto uno dei maggiori, poeti ungheresi, ma voglio dire, questi sono due, ma c'è nel libro una sfizio, un elenco, ci sono tantissimi noni in tutto il Novecento, ecco, una grande produzione, quindi un grande sviluppo culturale. C'è però, come appunto ha osservato il professor Loncini, le cose non vanno in questo periodo della duplice, dai 60 di questi anni, dai 30-40-50 anni fino ai 14, non c'è un grande sviluppo per quanto riguarda la democratizzazione, le riforme, non si fanno riforme, non viene risolto il problema, né il problema sociale, della terra, il piano sociale, la struttura feudale. Il feudalesimo abolito appunto, la servitù abolita ufficialmente a Francesco Giuseppe nel 48, recepita dal governo Battiani, eccetera, ma il feudalesimo rimane, la terra rimane in mano ai grandi latifondisti che hanno appunto lo 0,1, come ha ricordato il professor Loncini, della popolazione ha in mano quasi tutta, dei grandi proprietari, dei proprietari ha in mano quasi tutta la terra, mentre abbiamo 71.000 e più piccoli proprietari affettuari che si dividono quel poco che è rimasto, 57 con piccoli fondi, insomma. Ecco, quindi c'è questa fortissima sperequazione sociale, grandi proprietari, grandi latifondisti, contadino, affittuario, qualche piccolo proprietario. Il problema della terra, quindi, sarà un problema annoso che poi in ogni cambio, in ogni transizione politica, in ogni rivoluzione, torna sempre il problema della ridistribuzione della terra, e sarà risolto appena nel 1945, il 17 marzo, con la riforma della terra, e la fa la riforma agraria, e la fa appunto nel 1945, la fa il governo di coalizione, ma insomma siamo nel periodo appunto nel dopoguerra, nel periodo della sovietizzazione dell'Ungheria. Il ministro dell'agricoltura, nel primo governo dell'Ungheria dopo il 45. Quindi bisogna aspettare appunto prima al 45 per arrivare. Già prima qualche tentativo sotto con Mihai Károly, primo presidente dopo il 18, appunto. Ecco, primo ministro 14-18 e poi gli sviluppi dell'immediato del primo dopoguerra. Quindi non ci riuscirà neanche lui, neanche Mihai Károly, e tanto meno poi nel periodo dell'era ottiana. Anche se c'è una richiesta da parte della destra radicale di Gombrowicz, una forte richiesta di il partito, anche dei piccoli proprietari, c'è però l'opposizione, soprattutto nei 10 anni del governo Bethlen, lungo ministero di Ispan Bethlen, dal 21 al 31, Bethlen è grande anche lui. Proprietario, eccetera, non voleva sapere appunto della spartizione della terra e quindi di nessuna riforma agraria. Gli stessi agrari del governo. E questo è anche un motivo di contrapposizione, di lotta politica tra, all'interno diciamo, del partito unitario anche, tra la destra, la grande borghese, grande latifondista, i grandi proprietari, e la destra radicale. La destra sociale, che possiamo chiamare così, di Gombrowicz, che appunto chiede riforma della terra e anche altre riforme sociali per gli operai. In politica estera, non si fa nulla. Gombrowicz poi era legato al fascismo italiano. Gombrowicz è legato appunto all'Italia, e Gombrowicz, con il punto, e Puntini, se non virgolette, le ungheresi qui presenti. Finisco come i martiri di Arda, non vorrei fare quella fine, e quindi ma bisogna aspettare appunto appena il 45. E non è risolto il problema appunto delle nazionalità, quindi nel periodo prebellico, della prima guerra mondiale, e quindi così l'Ungheria arriva, nonostante il grande sviluppo culturale e economico, arriva però